Prima della nostra partenza abbiamo altri punti legame che possiamo sfruttare. Ma devo essere sincero, magari è perché era a livello 1 e non ci ho fatto molto caso. Ma appunto a livello 1 mi sembra che questa abilità non sia così utile. Io facevo ancora 1 e gli assalti e non mi sembrava di rivedere i miei punti salire. Però magari già dal livello 2 ne vediamo di più. Magari dal livello 3 è ancora meglio. Vai alla prossima città. Partiamo? Andiamo. Ricevuto. È ora di spegnere una volta per tutte i server di Emma. Chissà perché, non credo che sarà così facile, Zenkichi. Ipotesi. Emma si rifiuta di farsi spegnere e ci porta nel suo mondo. Apprezzo davvero tanto quello che avete fatto, ladri fantasma. Lasciate che ve lo dica un'ultima volta. Grazie per aver salvato Akane e per aver salvato me. Oh, continua a fare del tuo meglio. Hai sempre la risposta pronta. Dunque, che farai? Arresterai Wada? Ci puoi scommettere? Giuro che gli sbatterò in faccia fino all'ultimo crimine che ha commesso. Se la starà facendo sotto, oltre a farsi in quattro per nascondersi dietro qualche altro distintivo. Ma questo non fermerà il mio capo. Lo metterò all'angolo, costi quel che costi. Sì, dai, una bella lezione, Zenkichi. Non fartelo scappare. Con chi credi di avere a che fare? Sono l'astro nascente della pubblica sicurezza ormai. Saluta Akane da parte nostra. Non mancherò. Ah, fate un altro salto quando volete. Akane ne sarà entusiasta. Non vediamo l'ora. La vostra prossima visita sarà molto più rilassante. Faremo anche un bel tour in giro per Kyoto. E Ryuji potrà mangiare il ramen che non ha mangiato. Beh, ci vediamo. Ed ecco che se ne va. Sì, deve chiudere questa faccenda. Sono certa che darà del suo meglio per portare il tutto a una giusta conclusione. Noi dovremmo tornare a Tokyo. Non oso immaginare quanto possa essere in pensiero il capo. Oh, Sojiro. Torneremo davvero a Tokyo o ci fermeremo da qualche altra parte? Pronti a tornare a casa? Se c'è qualcosa che vorreste fare, ditelo ora. Pausa bagno! No, ce la siamo goduta appieno quest'estate. Nonostante le difficoltà, l'esperienza in generale è stata incantevole. Spero che si possa ripetere molto spesso. Nessun rimpianto. È stato bello tornare a fare i ladri. Nemmeno per me. Ho accumulato una marea di PA grazie a tutte quelle cose che abbiamo fatto. Comincio a temere che Sofia sarà l'unico mistero che non riusciremo mai a vedere svelare. Non posso aiutarvi, purtroppo. Oh, faremo un altro tentativo appena rientrati a casa. E poi possiamo sempre chiedere a Ichinose se ne sa qualcosa. Già, non c'è fretta, Sofia. Ci daremo da fare, come una squadra. Proprio così, ci spremeremo le meningi tutti assieme a tempo debito. Grazie a tutti. Va bene, è ora di mettersi in viaggio. Sofia, ti va di guidarmi? Ok. Certo, ci penso io. Oh, piccola Sofia, ma che carina che sei, piccolina. Ciao Osaka. Ah, dove siamo? In mezzo all'autostrada? Con le patatine. E così siamo addirittura d'arrivo. No. Ehi, quanta strada ci manca esattamente? Più o meno 3 ore. È Zenkichi quello? No. Siamo già così vicini? Dovremmo anche dire addio al camper appena arrivati in città. È stato un grande compagno di viaggio. E abbiamo attaccato cose al muro, riempito di stronzate. No, la Fantamobile. Gli hai cambiato il nome? Ricordo ancora il girarsi e rigirarsi delle prime notti passate a dormire qua dentro, mentre adesso è come una seconda casa. Ehi, credete di fare un ultimo tour dell'intera nazione? Io dico di sì. Anch'io sono triste, ma prima o poi doveva finire, lo sapete. Ognuno di noi ha una vita a cui dover... Madonna, che tristezza dover far ritorno. Soprattutto robaccia come le lezioni e i compiti. Ah, già. Lo so, non tirarmi fuori questa storia ora. Per favore, preferirei non pensarci ancora per un pochino. Sono abbastanza sicura che tu abbia detto la stessa cosa almeno un mese fa. Beh, la vita è lunga. Non lasciate che un paio di bocciature abbattano il vostro spirito. Perché dai, per scontato che verremo bocciati. Aspettate, ehi, ci diplomeremo tutti assieme, vero? Beh, io ce la farò. Ci stai abbandonando.
Ve la caverete se ci metterete impegno. Vi basterà uscire dalla modalità vacanza e iniziare a studiare soldo già da domani. Vi ricordo che io sono un cacchio di secchione. Voi due siete stupidi. Che palle! Abbiamo salvato un sacco di persone quest'estate. Non potrebbero darci qualche credito extra? Infatti, no? Ed è così che loro due si misero assieme. Ah, mi sa che domani sarà il nostro ultimo giorno assieme, a prescindere dai nostri voti. Vorrei anch'io che non finisse. Allora che ne dite di fare una piccola deviazione? Sofia, hai qualcosa in mente? Vorrei commemorare il nostro viaggio guardando i fuochi d'artificio. C'è un festival in programma a Yokohama, oggi stesso. Credo che sarebbe un ricordo fantastico per tutti noi. Che meraviglia, concordo completamente. Fantastico, l'altra volta la pioggia ha rovinato tutto, stavolta ci rifacciamo. Questo sì che è un piano. Beh, allora è deciso, si va al festival. Immagino che sarà bello affollato, perciò ci toccherà parcheggiare piuttosto lontano dal luogo dei festeggiamenti. Ovviamente. La festa è qui, e noi parcheggiamo qua, a 12 km di distanza. Oh, Yokohama. Yokohama, rifatevi gli occhi! Ehi, dove siamo esattamente? Sento il profumo dell'oceano! Oh, non siamo all'Ocean View Park! Ci sono venuto una volta per un servizio fotografico! Esatto, siamo distanti circa 15 minuti a piedi dall'area del festival! Ehi, perché non indossiamo i nostri yukata prima? Sono perfetti per l'occasione! Ah, quelli che abbiamo preso Sendai! Ottima idea! Fuochi d'artificio in yukata, davvero un'estate giapponese esemplare. C'è sempre più gente, man mano che ci avviciniamo, sicura di farcela, Futaba? Sì, sono molto più forte di prima, e poi siete tutti qui con me. Oh. In tal caso ci conviene sbrigarci, così da non rischiare che il gruppo si faccia soffiare i posti migliori, Phoenix. Cosa? Davvero? Il traffico pedonale è piuttosto intenso lungo il percorso. Per poter guardare i fuochi da un punto ottimale dobbiamo partire subito. Sai, le signore hanno sempre molti preparativi da fare. Dai, trovaci una buona posizione. Tu vieni con noi, mia Ogana. Ci pensiamo noi, ragazze. Eh sì, è l'ultima sera del nostro viaggio. Direi che è il momento di fare qualcosa di carino per loro, no? Allora, ci vediamo dopo. È l'ultima serata insieme, devo viverla al 100%. Oh no, sta per finire tutto di nuovo. Sono triste, madonna. Oh, finalmente una sequenza animata, santo Dio. Con Morgana qui, dai però. Guarda che belle. Oh, di nuovo col kimono, il yukata, quello che è. Morgana. Puffete. Con Morgana in pancia però è bellissimo. Ah, boia. Certo. Oh, che patata, Dio santo. Come piccolina lei. Oh, un'estate da ricordare per i ladri fantasma. Cacchio, non avevo mai visto fuochi d'artificio così da vicino. Nemmeno io, è stato stupendo. Oh, concordo, l'ultimo Botan era una vera meraviglia. Il che? Cos'era una meraviglia, Inari? I fuochi d'artificio traggono il proprio nome dalle forme che creano, come il Botan o il Kamurogi, ovvero i fiori a cui si ispirano. Allora è quello il Botan. È molto più bello di quello che ho visto cercando in rete. Voglio vedere tutti i tipi di fuochi d'artificio. Allora conta su di me. Dici che possiamo sbloccare un trofeo se vediamo tutti i festival del paese. Oh. Ma tu non odiavi le folle e tutto il resto? Beh, comunque ci sto anch'io. Ti porteremo ovunque vorrai, Sofia. Abbiamo tutto il tempo del mondo adesso. È vero, sì, è un'ottima idea. La vacanza è già finita, non riesco a crederci. Ragazzi, ne abbiamo passate davvero tante. Ma mi sono anche divertita un mondo.
Abbiamo anche allargato un po' la nostra cerchia. Porterò sempre con me il ricordo di questi ultimi mesi. Grazie infinite, ragazzi. Cosa vuol dire la sventolata? Dai, non dire così. Non voglio intristirmi già adesso. Beh, tecnicamente non è ancora finita. Resta il viaggio di ritorno verso Tokyo. Allora che ne dite? Ci cambiamo e andiamo? Sì. Cioè, non è un brutto segno? Dicono che è limitato all'area cittadina, quindi forse qui siamo al sicuro. No, guarda, l'avevo eliminata l'app, ma eccola di nuovo sulla schermata principale. Cosa? Ma è impossibile. Ma cosa succede? Oh. Ehi, prova a fare il furbo mentre ci cambiamo e... Già, siete ancora in debito per quello che avete fatto alle terme. Col cacchio che ci provo. Era ovvio che stesse parlando di Emma quella persona. Grazie per aver tenuto fede alla parte dell'accordo. Mi ha permesso di accumulare molti ricordi che porterò nel cuore per sempre. Tuttavia, presto il nostro accordo terminerà. Una volta finite le vacanze estive, tutti dovranno tornare alle loro vite di sempre, vero Phoenix? Perché non parli con loro un'ultima volta fin tanto che siamo ancora qui? No. Potrebbe essere l'ultima occasione per condividere con gli altri i ricordi del nostro viaggio. Una richiesta? Davvero? Ferma il piccolo folletto. Oddio. Un'altra richiesta? Sconfiggi il pupazzo di neve corrotto. Ho già capito chi è Black Frost. Parliamo con i nostri compagni prima di concludere la nostra avventura, a quanto pare. Concludere il nostro viaggio con uno spettacolo pirotecnico del genere è stato fighissimo. Cavolo, quest'estate sarà anche stata pazzesca, ma è stato uno spasso proprio come l'anno scorso. Siamo perfino riusciti ad abbuffarci nel famosissimo ramen di Sapporo. È stato davvero grande, anche tu sei stato grande ad averci procurato quei biglietti. Mi sembra di non annoiarmi mai quando ci sei tu. Grazie Phoenix. Tieni coso, ti ho preso un regalo. È una maschera da Featherman. Oh, prima ho visto una bancarella che la vendeva. Ti ho preso Red, dato che sei il nostro leader. Ora formiamo un duo. Esatto, io ho preso Yellow, quindi sarò il tuo braccio destro. Quando ho visto le maschere mi sono ricordato. Quei supereroi sono forti perché sono tutti uniti e combattono gli uni per gli altri. Quindi conserviamole e indossiamole anche al festival dell'anno prossimo. Lo prometti, vero? Mi daranno tutti equipaggiamenti. Oh no, voglio bene a tutti. Maschera di Featherman, riduce da... Oh no, aspetta, ho già capito. Oh no. Ho già capito. Queste sono tutte le missioni. Aspetta, forse anche quello di Zenkichi, perché ho fatto la missione per lui. Può essere. Adesso probabilmente tutti quanti mi daranno un equipaggiamento che sarà la resistenza al loro elemento. Di conseguenza, tipo, Ryuji mi dà il fulmine, che è utile per Morgana, che mi dà il vento, che è utile per Ryuji. Sono tutte le missioni che ho fatto per loro. Mi fa piacere che tutti abbiano avuto modo di godersi l'ultima serata assieme. Me lo ricorderò per molto tempo. Soprattutto la bellezza di Lady Anne sotto la luce dei fuochi d'artificio. Devi davvero amare Anne, Morgana. Beh, non è quello. È solo che quando la vedo sorridere... E il suo sorriso, ed è per questo che siamo andati a caccia dei dolci Sendai. Anna era davvero felice del risultato. Già, il suo sorriso è davvero il mio tesoro. So che siamo insieme da un sacco di tempo, ma mi viene sempre in mente che è grazie a te e a tutti gli altri se sono qui così. Spero resteremo uniti ancora per tanto, tanto tempo, Phoenix. Lo spero anch'io. Non vedo l'ora di scoprire cosa ci riserverà il futuro. Io, è questo che mi preoccupa. Morgana vive una vita, cioè vive tot anni come gli umani o vive la vita di un gatto? È quello che mi preoccupa. Va bene, non è chissà cosa, ma questo è per te. Ovviamente resistenza al vento sarà. Volevo regalarti qualcosa, sai, per ricordare il viaggio. Sofia mi ha aiutato a scegliere e a fare l'ordine. Vabbè, ha fatto l'ordine online il gatto. È una sciarpa del colore caratteristico dei ladri fantasma. Dovresti indossarla se mai i ladri dovessero affrontare un altro caso. La terrò con grande cura. Così mi metti in imbarazzo. Inoltre, questi sono da parte di Sofia. Oh, è un bel paio di guanti ricamati.
Anche lei voleva ringraziarti, così l'ho aiutata a scegliere un regalo. Oh, e così giustifica il come Sofia avrebbe dato qualche oggetto a me. Li ho fatti fare apposta per te, così da esprimere tutta la mia gratitudine. Dovrebbero abbinarsi benissimo alla sciarpa. Ne avrò la massima cura. Anche se il mio è stato un ruolo fondamentale in quanto esperto di Phoenix. Phoenix e Mia Ogana formano una coppia formidabile. Già, siamo così uniti che... Ehi, come mi hai chiamato? Mi spiace, Morgana, volevo solo farti dei complimenti. Almeno non mi dai più del procione. Mi dispiace per quello, Morgana. Grazie per tutto ciò che hai fatto, nonostante le offese. Io vi voglio bene a tutti. Non voglio chiudere questo caso. Quello di Morgana riduce il danno del vento, ovviamente. Quello di Sofia riduce il danno sacro. Che il punto in realtà è che non c'è un compagno che soffre il sacro come succedeva con Akechi. Quindi questo è più situazionale rispetto agli altri, mentre questo è molto 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 più utile. Per dire, andiamo da Yusuke. Yo. È già calata la quiete. Sono grato per le appaganti avventure che abbiamo condiviso, ma mi rattrista che il nostro viaggio stia per concludersi. È un peccato non aver potuto visitare Kyoto. C'è sempre il prossimo viaggio. Esattamente, e spero che ci saremo tutti quanti. Ah già, quasi dimenticavo, volevo darti questo. È un blocco da disegno... Oh, con santuario e statue di Shisa. Questi sono i disegni che ho realizzato durante il nostro viaggio. Vado particolarmente fiero di quello, con lo Shisa. Non credere neanche per un istante che io abbia dimenticato i tuoi sforzi per venire incontro alla mia richiesta nella prigione di Okinawa. È solo merito tuo se è stato possibile realizzare un tale disegno. Ancora grazie, Phoenix. Ci sono delle pagine bianche, ma posso sempre riempirle in seguito. Nel frattempo, spero apprezzerai ciò che c'è già. Continuerò ad affinare la mia arte, così i prossimi paesaggi che realizzerò per te saranno assolutamente meravigliosi. Futaba, amore mio. Ah, finalmente me la sono tolta. Stavo sudando un sacco sotto quella fascia. Di un po', Phoenix. Credi che sia cresciuta in questo viaggio? Direi di sì. E vai, per essere un ex reclusa mi sono spinta un bel po' in là, non credi? Non ho avuto problemi in quella folla prima. Visitare una città mai vista, conoscere persone nuove, stabilire dei legami. Non mi sarei mai resa conto che il mondo esterno non fa poi così paura se non fosse stato per voi. E avevate perfettamente ragione. Sono riuscita a crescere solo perché c'erano i ladri fantasma a sostenermi. E anche tu, grazie Phoenix. Vedo che sei cresciuto un sacco anche tu. Sei più forte, più affidabile. Hai persino imparato come preparare una ciotola di ramen squisita come quella di... Oh, di Osaka. Le tue abilità in cucina saranno al massimo livello ormai. In realtà sono... Sì, sono al massimo livello, è vero. Continua così e porta al massimo anche le altre statistiche. Io ti aiuterò come posso. Quindi, questo è per te. È un talismano portafortuna, c'è scritto famiglia al sicuro. Lo tenevo appeso in camera, ma l'ho portato con me in viaggio. Ora so di stare bene, quindi volevo portasse fortuna anche a te. Questo ti aiuterà a non farti male o cose così, anche quando sarai tornato a casa. Oh... Quella che doveva essere una semplice vacanza a Tokyo si è trasformata in un viaggio attraverso tutto il paese. Che avventura. Sono certa di aver accumulato abbastanza esperienza alla guida da scacciare qualsiasi paura avessi al volante. Anche perché dopo che aver visto Haru guidare, sinceramente, la prossima volta guido io. Saggia scelta. Se avessimo due guidatori che si alternano, potremmo fare molta più strada. C'è Haru, ma non contiamola. Abbiamo passato un sacco di bei momenti insieme, ma fra tutti mi è piaciuto particolarmente quando abbiamo spaccato l'anguria ad Okinawa. Scena che però non abbiamo visto. A volte la mia forza riesce a sorprendere persino me. Mi spiace di averla ridotta in pezzi. Sarebbe stato divertente vederlo però. Però era deliziosa. Grazie ancora per avermi aiutato a realizzare questo sogno. Oh, prima che me lo dimentichi, vorrei darti questo. Un portachiavi con il logo dei ladri fantasma. Me l'ha dato Zenkichi-san prima di lasciare Osaka. Ha detto che è da parte di Akane-chan. Oh, me ne ha dati due come regalo di ringraziamento per aver aiutato Akane-chan con lo studio. Mi sembra giusto dartene una a te. Anche se non le abbiamo rivelato le nostre identità segrete, spero almeno che un giorno potremo farlo. Hai presente ciò che lei prova per i ladri fantasma? Il resto dei ladri prova lo stesso per te. Oh, se mai ti sentissi solo, guardandolo potrai ricordare che noi saremo sempre al tuo fianco, Phoenix. Non voglio finire questa storia.
Questa brezza è meravigliosa. Deve essere perché siamo vicini al mare. In questo viaggio ho vissuto molte esperienze per la prima volta. Meno male che ciò non ha causato noia agli altri e che non hai ucciso nessuno alla guida. Mi sono divertita un mondo, grazie di cuore. Non essere così formale, dai. Scusa, dico davvero però. Vorrei anche che cucinassimo di nuovo assieme una volta. So che imparerei molto guardandoti mentre sei all'opera. Sarebbe bello che ci fosse una storia dietro alle ricette che userò in futuro, come per la cucina Obanzai che abbiamo insegnato a Zenkichi-san. Beh, prima che me ne dimentichi, vorrei darti questo. È un cucchiaio con motivi floreali. L'ho preso a Sapporo come ricordino di ringraziamento. E... è la marca preferita di Marisan. Ah, vedi il fiore che c'è sopra? È la salvia, rappresenta l'amore familiare. Vorrei che ricordassi i nostri momenti assieme a Sapporo ogni volta che usi questo cucchiaio. Sono davvero felice che siamo riusciti a vedere i fuochi d'artificio quest'anno. È anche un po' triste però, vuol dire che l'estate sta per finire. Però quest'estate è stata un'avventura fantastica, grazie al tuo ritorno, Phoenix. Ricordo ancora quando siamo andati a caccia di Zunda a Sendai. Ah, che buona. Non parlo solo dei dolci, però. Sono davvero grata per tutto ciò che hai fatto per noi quest'estate. Quindi, questo è per te. È un bracciale colorato. È un braccialetto dell'amicizia. So che non mi è venuto benissimo, ma ho pensato che sarebbe stato un buon souvenir per il nostro viaggio. Quando l'hai fatto? Oh, un po' per volta durante tutto il viaggio. A volte ci lavoravo se mi capitava di svegliarmi prima degli altri. Ne ho fatto uno ciascuno, meno male che sono riuscita a finirli prima che ci dovessimo salutare. Sai che se esprimi un desiderio quando lo indossi e poi lo porti finché non cade da solo, il tuo desiderio si avvera? Madonna mia. È una cosa così anni 2000, anni 90 quasi. Però è carina a modo suo. Cosa vorresti chiedere? Io ho desiderato che tutti i nostri sogni possano avverarsi, ma proprio generalizzato al massimo. Oh, ovviamente anche che l'altro fantasma possa riunirsi di nuovo molto presto. Prima o poi dobbiamo rifare un viaggio del genere, me lo prometti? Oh, ho preso anche questa, una cosina per la nostra tappa a Yokohama. È una calamita con un disegno stilizzato del panorama cittadino di Yokohama. Mettiamola sul frigo del camper per il viaggio di ritorno. Magari possiamo persino metterla alle blanche una volta tornati a casa. Oh, magnete del frigo e braccialetto di Ann. Abbiamo finito. Oh no. Non posso neanche andare a farmi un giro. È tutto finito. Ho parlato con tutti e sono estremamente triste. Ci sono. Phoenix, posso chiamare gli altri? Mi è appena venuta un'idea brillante. Allora, che c'è, Sofia? Grazie per essere venuti. Ho un'ultima richiesta per tutti voi. Qualsiasi cosa per te, cosa vuoi? Possiamo fare una foto di gruppo? Vuoi una foto? La gente fa le foto per catturare i momenti che vogliono ricordare, così da poter rievocare quanto accaduto o cosa hanno provato. Presto ognuno andrà per la sua strada, ciò significa che ci divideremo. Ecco il motivo. Che problema c'è? È un'idea meravigliosa. Già, sarebbe un ricordo ideale per il nostro viaggio. Forza, scattiamo. Sì, Ryuji, mettiti a fare qualche smorfia buffa. Ma perché? Non posso fare anch'io parte di un bel ricordo per una volta? Ad ogni modo, ne saremmo felici, Sofia. Arigato. Grazie a tutti. Va bene, vediamo di trovare una posa di gruppo fighissima. Non dovremmo metterci in ordine di altezza, così da entrare tutti nella foto? E se saltassimo tutti insieme al momento dello scatto? Sarebbe davvero divertente. È un po' un peccato che Zenkichi non sia qui. Lo costringeremo a farne una la prossima volta che lo vediamo. Sarà il più figo di tutti, assicuratevi che venga bene. Ok, la faremo col mio cellulare, venite tutti qui. Giustamente mi stavo chiedendo come facciamo a far apparire Sofia. Abbiamo scattato una foto di gruppo per commemorare il momento. Oh, come ultima cosa prima di partire la foto è stata bellissima.